Grazie. Grazie ancora. Stefano Bagnoli, Marco Ricci e Paolo Iannacci. Io non so come, ma io la sensazione che questo concerto sia appena iniziato. Non so, che sarà mai? Forse la piacevolezza di ascoltarlo. Che facciamo? Non lo so, ecco, io è un momento difficile questo, però io ho voluto tenere fuori da questo concerto, l'ho detto subito all'inizio, una certa figura che domina un po' su tutto, però so anche che Paolo a volte regala nei bis forse anche qualcosa dedicato a questo straordinario personaggio della musica italiana che incidentalmente era anche suo padre. Un grandissimo applauso per Enzo Iannacci. Paolo, so che sta lavorando a due progetti che riguardano proprio il padre, un disco con alcuni inediti e poi un'opera omnia che comprende quindi tutta l'opera, tutti i dischi, tutte le canzoni di Enzo Iannacci, sono 160 pezzi, corredata da un libro con delle bellissime immagini. Per cui io inviterei i nostri graditissimi ospiti da solo. Ok, lasciamo allora il palco solo a Paolo Iannacci. Grazie.